No, andate un video. Ma l'uomo nero esiste? Ma che dici? Buonasera a tutti, questa sera come potete vedere inquadriamo questi magnifici ragazzi, attori, super attori, che parleranno dell'uomo nero che è in voi. Quindi buon divertimento. Ciao. Fatti i cazzi tuoi, ci sono tanti. Perché gridi e ti dimeni? Voglio un panino al prosciutto. Voglio i 2 euro che la mamma ti ha dato per le emergenze. La luce è sempre la luce a condizionare i segreti. L'uomo nero parla certamente dell'uomo nero. L'uomo nero ha le sue regole! L'uomo nero conosce il gioco del silenzio e scrive con la mano sinistra. L'uomo nero sa chiedere scusa e sa sempre come farsi perdonare. Ci sorrise ed esclamò contenta: che avevamo dimenticato qualcuno e quello poteva essere il vero uomo nero. Mi chiamo Arturo, perché a mamma piaceva Arturo, a papà no. Sono felicemente fidanzato con Cristina, quella con le frecce. Anche se lei fa finta di non saperlo! Il problema è che aveva bisogno di ripetersi quella frase troppe volte, senza riflettere sulla reazione. L'uomo nero si avvolgeva di incenso. Vuoi veramente vedere? Vuoi? L'uomo nero intingeva nel nero anche le rappresentazioni. Fu così che le sue urla furono a malapena percepite. Nel suo sembiante, certo fu abominevole, eppure gli impiegati si limitarono a schernire la goffa apparizione. Nel ventre! Nel letto procedere a velocità diverse! Nelle mani! Io stavo male! Dove sta il male? Scrivi! Il male non si apprende, si insegna! Chi dunque me lo mostrò?
la porta e si trova di fronte un quadretto interessante. Il bambino spinge il piede del tavolo, la mamma spinge la caviglia del bambino. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? E lo do alla Befana, se lo tiene una settimana. E lo do all'uomo nero, se lo tiene una settimana.